Il confronto fra Melotti e Fontana continua serrato anche nel secondo dopoguerra. Fontana rientra dall'Argentina con idee precise, come ebbe modo di ricordare lo stesso Melotti, e nel 1947 firma il primo manifesto dello spazialismo. A questo periodo risalgono i primi ambienti spaziali. Grazie all'utilizzo dei tubi e il neon, l'artista disegna arditi arabeschi che saranno ricordati da Dan Flavin molti anni dopo. Fontana si sente un erede del futurismo, di cui apprezza la carica innovativa ed avanguardistica. Anche nel campo della pittura le sue idee bruciano i tempi. Per la prima volta il limite della tela viene oltrepassato. Era un diaframma sacro ed inviolabile, consacrato da oltre 2000 anni di storia. Fontana perfora la superficie e disegna una costellazione di buchi. Si entra così in una dimensione nuova, quella del cosmo, dell'infinito. Fontana ne è perfettamente consapevole. I dipinti con i buchi vengono infatti intitolati concetti spaziali. I primi tagli vengono eseguiti nel 1958, quasi 10 anni dopo l'invenzione dei buchi. Anche in questo caso il titolo scelto dall'artista rivelatore. Fontana li chiama tese. Il gesto di squarciare la tela con il taglierino è un'azione perentoria, risolutiva, che interrompe anche lo svolgere del tempo.